Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Destezil, Neofarmed Gentili S.P.A. Ultimo aggiornamento, 9 febbraio 2022. Cos'ha Destezil? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Destezil durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Destezil? Destezil ha un farmaco a base del principio attivo donepezil cloridrato, appartenente alla categoria degli antidemenza anticolinesterasici e nello specifico anticolinesterasici. È commercializzato in Italia dall'azienda Neofarmed Gentili S.P.A. Destezil può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare. Neofarmed Gentili S.P.A. Ricetta. RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe. A. Principio attivo. Donepezil cloridrato. Gruppo terapeutico. Antidemenza anticolinesterasici. Forma farmaceutica. Compressa rivestita. Indicazioni. Destezil ha indicato per il trattamento sintomatico della demenza di Alzheimer di grado lieve moderato. Posologia. Adulti. Il trattamento con Destezil deve iniziare alla dose di 5 mg/DE, monosomministrazione giornaliera. La dose di 5 mg/DE dovrà essere mantenuta per almeno un mese per valutare le prime risposte cliniche al trattamento e consentire il raggiungimento delle concentrazioni allo stato stazionario di donepezil. Dopo la valutazione clinica del trattamento, somministrato per un mese alla dose di 5 mg/DE, la dose di Destezil potrà essere portata a 10 mg/DE, monosomministrazione giornaliera. Per dosi non realizzabili con questa forma farmaceutica, sono disponibili altre forme farmaceutiche di questo medicinale. La massima dose giornaliera raccomandata a 10 mg/DE. Dosi superiori a 10 mg/DE non sono state ancora sperimentate nel corso di studi clinici. Il trattamento con Destezil deve essere avviato e controllato da un medico esperto nella diagnosi e trattamento della demenza di Alzheimer. La diagnosi deve essere effettuata in conformità alle linee guida accettate, esempio DSM-IV, ICD-10. La terapia con il donepezil cloridrato può essere iniziata solo se una persona si rende disponibile ad assistere il paziente e a controllare regolarmente l'assunzione del farmaco. La terapia di mantenimento può proseguire fino a quando esiste un beneficio terapeutico per il paziente. Pertanto, il beneficio clinico di donepezil cloridrato deve essere regolarmente rivalutato. Quando l'effetto terapeutico non appare evidente, deve essere presa in considerazione la possibilità di interrompere il trattamento. La risposta individuale al trattamento con donepezil cloridrato non può essere prevista. Dopo l'interruzione del trattamento, è stata evidenziata una riduzione graduale degli effetti benefici del donepezil. Compromissione renale ed epatica. Il medesimo schema posologico può essere applicato ai pazienti con compromissione renale perché copyright la clearance del donepezil cloridrato non è modificata da queste condizioni. A causa di un possibile aumento dell'esposizione al principio attivo nei pazienti con lieve o moderata compromissione epatica, vedere paragrafo 5, 2, l'aumento della dose deve essere fatto in base alla tollerabilità individuale. Non ci sono dati relativi ai pazienti con grave compromissione epatica. Popolazione pediatrica. La somministrazione di donepezil cloridrato non è raccomandata in bambini e adolescenti. Modo di somministrazione. Donepezil cloridrato deve essere assunto per via orale, la sera, prima di coricarsi. Controindicazioni. Ipersensibilità accertata verso il donepezil cloridrato, ai derivati della piperidina oppure agli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'uso di donepezil cloridrato non è stato valutato nei pazienti affetti da grave demenza di Alzheimer, da altre forme di demenza o di compromissione della memoria, per esempio deterioramento della, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il donepezil cloridrato e barra o i suoi metaboliti non inibiscono nell'uomo il metabolismo di teofillina, varfarin, cimetidina o digossina.
Il metabolismo del donepezil cloridrato non viene modificato dalla somministrazione concomitante di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Destezil durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Destezil durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati sull'uso di donepezil cloridrato in donne gravide. Studi su animali non hanno evidenziato segni di un potenziale teratogeno, ma è stata osservata una tossicità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Destezil ha una minima o moderata influenza sulla capacità di guidare e usare macchinari. La demenza può portare a limitazioni o compromettere la capacità di guidare o di usare macchinari. Inoltre, il donepezil può causare affaticamento, capogiri e crampi muscolari, soprattutto nella fase iniziale del trattamento o quando viene aumentata la dose. Il medico deve valutare costantemente la capacità dei pazienti in trattamento con donepezil cloridrato di continuare a guidare o usare macchinari complessi. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi più comuni sono diarrea, crampi muscolari, affaticamento, nausea, vomito e insonnia. Le reazioni avverse segnalate come PIA di un caso isolato sono elencate di seguito, classificate per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La dose letale media stimata di donepezil cloridrato dopo somministrazione di una dose singola per via orale nei topi e nei ratti a 45 e 32 mg/kg, rispettivamente, o approssimativamente 225 e 160 volte la dose massima raccomandata nell'uomo di 10 mg al giorno. Segni di stimolazione colinergica a dose correlata sono stati osservati negli animali e includevano riduzione del movimento spontaneo, posizione prona, andatura barcollante, lacrimazione, convulsioni coloniche, depressione respiratoria, salivazione, miosi, fascicolazione e abbassamento della temperatura corporea. Il sovradosaggio con gli inibitori della colinesterasi può causare crisi colinergiche caratterizzate da nausea grave, vomito, salivazione, sudorazione, bradicardia, ipotensione, depressione respiratoria, collasso e convulsioni. Esiste la possibilità di un aumento della debolezza muscolare che, in presenza di un coinvolgimento della muscolatura respiratoria, può portare al decesso del paziente. Come per tutti i casi di sovradosaggio, è necessario avvalersi di misure generali di supporto. Gli anticolinergici terziari, come l'atropina, possono essere utilizzati quale antidoto in caso di sovradosaggio di donepezil cloridrato. Viene raccomandata la somministrazione di atropina solfato per via endovenosa alla dose necessaria per ottenere l'effetto desiderato. Una dose iniziale da 1,0 a 2,0 mg/kg con un aggiustamento delle dosi successive in base alla risposta clinica. Alterazioni delle risposte pressorie e della frequenza cardiaca si sono verificate con altri colinomimetici somministrati contemporaneamente agli anticolinergici quaternari come il glicopirolato. Non è noto se il donepezil e barra o i suoi metaboliti vengano eliminati per mezzo della dialisi, emodialisi, dialisi peritoneale o emofiltrazione. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antidemenza. Anticolinesterasici. Codice ATC. N06-02. Il donepezil cloridrato ha un inibitore specifico e reversibile dell'acetilcolinesterasi, la colinesterasi maggiormente presente nel cervello. Il donepezil cloridrato inibisce questo enzima con una proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. I massimi livelli plasmatici di donepezil cloridrato vengono raggiunti circa 3-4 ore dopo la somministrazione orale. Le concentrazioni plasmatiche e l'area sotto la curva aumentano proporzionalmente alla dose. Dati preclinici di sicurezza. Gli ampi studi condotti sugli animali da esperimento hanno dimostrato che donepezil cloridrato causa un numero esiguo di effetti diversi da quelli che rientrano negli effetti farmacologici propri del farmaco. Elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Cellulosa microcristallina. Lattosio monoidrato. Amido di mais. Magnesio stearato. Idrossipropilcellulosa. Cellulosa microcristallina addizionata con silice. Rivestimento. Destezil 5 mg compresse rivestite. Opadri bianco, ipromellosa, talco, titanio diossido. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.